Walter Cardinali, coordinatore di Libera Umbria. Con Libera Informazione è stato fatto un percorso, un progetto animato da Roberto Morione con voi in Umbria. Quanto è stato importante, diciamo, l'impegno di Roberto nel cercare di dar vita a un'informazione antimafia anche in Umbria? E che ricordo personale puoi darci tu di Roberto? Beh, quello che Roberto Morione ha fatto per noi in Umbria e quello che ha fatto nel suo campo specifico dell'informazione è stato assolutamente determinante. Se penso a quando negli anni passati progettavamo gli incontri, perché lui diceva, ed io ne sono completamente convinto, che una buona informazione antimafia crea le condizioni perché la gente, se è informata, riesce anche a difendersi meglio. E con lui, quando abbiamo progettato gli incontri con la stampa umbra, io mi ricordo quando già 3 anni fa progettavamo questa cosa, e a questi incontri in cui hanno partecipato davvero decine e decine di informatori, addetti all'informazione, dalla radio, televisioni, giornali, e quanto questo ha determinato una ricaduta positiva nel nostro territorio. Se noi pensiamo a quale era l'attenzione dell'informazione prima di queste cose, quello che è oggi la realtà umbra, devo davvero dire grazie Roberto, perché ci ha aiutato tantissimo. Poi un ricordo personale, io ce n'ho tantissimi, perché Roberto era veramente straordinario, a qualunque ora lo chiamassi, per qualunque cosa era sempre disponibile. Mi ricordo il primo incontro che abbiamo avuto con lui, penso fosse intorno al 2007, credo. Avevamo Umbria Libri, dovevamo fare un dibattito, presentare un libro e un dibattito, una domenica mattina, era la prima volta che io facevo una cosa insieme a lui. Lui arrivò e durante il pranzo che seguì io gli dissi: guarda, tu mi hai aiutato a sopravvivere durante gli anni dal 94, 95, 96, perché seguivo la tua Rai News 24, la tua edicola. Ed averlo lì al fianco e vedere la naturalezza con cui si rapportava con me, ed ogni volta, e questa cosa si è ripetuta ogni volta che abbiamo fatto delle cose insieme, è stato davvero un rapporto umano straordinario, perché io mi sentivo così piccolo e lui ha avuto una grandissima capacità di farmi sentire un suo pari. È stato davvero un onore, un grandissimo privilegio conoscerlo. Potrei elencare altre decine di cose che abbiamo fatto insieme. Mi ricordo un 25 aprile a Foligno, lui già stava male, però non voleva mancare mai, non voleva mancare mai alle cose agli impegni che si assumeva. E durante quel 25 aprile abbiamo passato una giornata intera a Foligno, era la giornata in cui partiva il tour dei Modena City Rambler nelle terre confiscate, da lì, da Foligno partiva. Facevamo un bel convegno sull'informazione il pomeriggio e lui era così contento di come era andata. Mi ha scritto una lettera che conservo gelosamente proprio, in cui ha fatto il resoconto di quella giornata, e devo dire che è una cosa stupenda. Lì in quella lettera c'era chiuso tutto il Roberto che io voglio ricordare.